Nella puntata precedente abbiamo risolto il problema dei post sgrammaticati, quindi ora che abbiamo studiato e siamo diventati membri ad honorem dell'Accademia della Crusca, il mio lavoro qui è finito. Ci vediamo tra 10.000 mesi con la terza stagione, statemi bene! Dopo aver risolto il come scriviamo i post, c'è il problema del cosa ci mettiamo dentro. I nostri profili social sono come il secchio dell'umido, c'è dentro di tutto e raramente ci si trova qualcosa di buono, a meno che tu non sia un procione. Ad esempio, il cantautore impantanato medio che deve annunciare al mondo l'uscita di un nuovo singolo lo farà con... non mi viene il termine, c'era una locuzione precisa, ah sì! A cazzo di cane! Ovvero con tre parole in croce scopiazzate dai post altrui visti in giro. Fuori ora ovunque, stay tuned, notizia bomba! Ma che due coglioni! Quando ci imbattiamo nel 200° post della settimana scritto così, ci viene voglia di spendere mezza caloria per muovere il dito e fare click sul link? Certo che no! E perché? Perché non dice un cazzo né del cantante né della canzone. E poi? Perché se la presentazione è pallosa e uguale a mille altre, il nostro inconscio deciderà che molto probabilmente anche la canzone sarà pallosa e uguale a mille altre. Noi siamo i venditori e le nostre canzoni sono il prodotto di consumo che stiamo cercando di vendere a una folla di consumatori quotidianamente bombardati da spot pubblicitari. È come se dovessimo pubblicizzare merendine e pretendessimo di farlo così. Sono arrivate le nuove merendine burino bianco. Sanno di zucchero. Sono a forma di rettangolo. Cioè, me lo vuoi dire che cazzo c'è dentro ste merendine? La cioccolata, la frutta, lo yogurt? Devi farmi capire perché la tua merendina rappresenta una novità nel panorama degli snack insalubri dal sapore stucchevole. L'offerta ha superato la domanda e l'ascoltatore medio non c'ha voglia. Non si mette a cercare cose nuove in modo attivo. Aspetta di essere imboccato da TV, radio e playlist di Spotify. Per cui per interrompere il suo stolido pascolare nelle praterie sconfinate dell'internet, dobbiamo riuscire ad attirare la sua attenzione. E di certo non lo si fa presentandosi come l'ennesimo clone privo di personalità. Houston, abbiamo un problema. Il cantautore impantanato medio è egocentrico, narcisista, privo di autoconsapevolezza e con una percezione alterata di ciò che lo circonda. E allora come facciamo a renderci conto di non essere originali se siamo convinti di esserlo? Un tempo si usava a dire che il pazzo non sa di esserlo fino a quando qualcuno non glielo dice. E quindi mi sono presa la briga di fare un elenco di frasi comunissime, abusatissime e banalissime che dovremmo smettere di usare perché hanno rotto il cazzo. Fuori ora ovunque. La usano tutti e suona malissimo. Il motivo è che è una roba che è stata rubacchiata ai colleghi anglofoni che dicono "My new song is out now everywhere". Noi l'abbiamo presa e tradotta alla lettera, ma rimane una roba che non vuol dire un cazzo. Notizia bomba! Nel mondo della musica una cosa degna di essere appellata così dovrebbe essere qualcosa di importante e veramente figo. Tipo, aprirò un concerto di cantante famoso. Una mia canzone verrà cantata da cantante famoso. Farò un pezzo insieme a cantante famoso. Ma ovviamente il 99% delle volte che questa cosa viene scritta in realtà stiamo dicendo una fregnaccia, poiché la nostra notizia bomba di solito è una cosa del tutto trascurabile, tipo lunedì suonerò alla sagra della Beccaccia di Gavorrano Scalo. Poi il giorno che davvero dobbiamo fare l'annunciazione al mondo di qualcosa di serio, non ci caga nessuno. Altra frase sciorinata da chiunque in tutti i luoghi e in tutti i laghi. La musica mi ha salvato. Ma ti ha salvato da che? Da un attacco terroristico, dal Doberman dei vicini? Mica la usiamo impropriamente solo perché siamo convinti che faccia figo recitare la parte di quelli col passato oscuro e difficile costellato da sofferenze che trova la propria rivalsa nello scrivere canzoni, vero? Non potrei vivere senza la musica. Come tutte le creature di questo pianeta con una biochimica basata sul carbonio, non possiamo vivere senza aria, senza acqua, senza cibo e senza espellere gli scarti. Io esprimo me stesso attraverso la musica. E grazie al cazzo. Scrivere per me è un'esigenza. E grazie al cazzo. Non mi piace etichettarmi in un genere predefinito. Dite la verità, quanti ne avete sentiti che fanno rock alternativo con influenze new wave e contaminazioni britpop che virano verso il free jazz punk inglese? Che tanto poi alla fine fanno pop, solo che non fa figo quanto fare rock, quindi non si può dire. Tutti lo fanno ma nessuno lo ammette, bisogna vergognarsene, fa diventare ciechi. Che dire, eravate tantissimi. Questo si chiama mentire sapendo di mentire. Dai, non ci viene nemmeno nostra madre a vederci suonare. No, gli avventori seduti ai tavoli del locale che si fanno i cazzi loro non contano. Grazie per averci supportati e sopportati. Che battuta originale, davvero esilarante. Ma come gli è venuta? Questa non l'avevo mai sentita. Potremmo andare avanti all'infinito, ma credo che il concetto sia chiaro. Non mi resta che darci appuntamento al prossimo video e augurarvi buon... Non ce la faccio, scusate.
Che cazzo vuol dire buona musica? È come dire buon tennis, buon ristorante, buon teatro. Non ha senso. Perché tutti si sentono in dovere di dirla? È una cosa insopportabile. È una scontatissima chiusura modaiola utilizzata da chi cerca di sottolineare la propria appartenenza ad una categoria nella quale in realtà non si sentono pienamente riconosciuti. Fatemi conoscere quello che l'ha pronunciata per la prima volta. L'origine del male!